Io sapevo che a Pallacanestro si giocasse 5 contro 5, qui stasera abbiamo giocato 5 contro 7 e quindi è chiaro che abbiamo perso la partita. Teramo ha fatto una buona gara. Sì, vabbè, dei complimenti me ne sbatto, scusa l'espressione francese, insomma, non esiste che si fischia, non si può fischiare a 37 centesimi della fine della partita, fallo che si dà un tiro da tre su un giocatore che c'è un guai, che c'aveva la palla solo in mezzo alle ginocchia. Questa, se questa è la Pallacanestro, va bene, vorrei dire che ci dedicheremo ad altro. Dal punto di vista tecnico però commentiamola la partita, perché ho visto Teramo molto intensa che ha saputo rispondere punto a punto a Chieti. Sì, va bene, abbiamo sbagliato tanto, ci abbiamo messo anche del nostro nei momenti topici, non essere freddi, con la mente fredda probabilmente la partita si poteva portare a casa, nonostante l'arbitraggio scandaloso di questi due signori. Io non capisco per che motivo non esiste una qualche struttura che ti possa far capire come si gioca a pallacanestro, qual è il ruolo. Evidentemente è gente che fino a ieri faceva altro. Sono parole molto dure di cui il presidente si assume la sua responsabilità. Non so bene che la liturgia di questo sport a me non mi riguarda. Io dico, guardo, vedo quello che è successo in campo, e non soltanto io, Io posso avere l'animo del tifoso, del presidente di una società, ma gli attenti osservatori come te immagino che abbiano visto delle storture regolamentari assurde. Però sulle frasi dette agli arbitri si assume la sua responsabilità. Sì, ma vabbè, sono asini, ma che vogliamo dire, qualcosa, mica un insulto. Cioè, quando andavo male a scuola io facevo le orecchie da asino e mettevo dietro la lavagna, non succede niente. La verità è che noi abbiamo portato a casa zero risultati con due partite rubate in casa, Sansevier e questo. Questo è il risultato.